Eccoci amici, ben ritrovati. Buon inizio settimana e benvenuti a questa nuova puntata della rubrica del lunedì della Libreria Esoterica Il Sigillo. Come sempre ho per voi un regalo, una proposta di lettura per far sì che la vostra settimana sia orientata nel modo giusto, spiritualmente parlando, e proprio spiritualmente questa volta. Parliamo per l'appunto perché la proposta di oggi è un classico della letteratura tantrico-buddista, cioè i 100.000 canti di Milarepa, edito da Adelphi. Un libro che diciamo idealmente fa seguito al ancora più famoso Vita di Milarepa, in cui si narrano le gesta e l'iniziazione. La via verso l'illuminazione di questo personaggio controverso nel panorama tibetano, poeta, yogin, ma iniziò la sua carriera come mago nero, praticando la magia nera per vendicare la madre degli innumerevoli torti che le erano stati fatti dagli abitanti del suo villaggio. Quindi il percorso di Milarepa inizia nell'oscurità, inizia nella nigredo, dalla quale poi si snoda verso la luce, e si snoda verso la luce grazie all'incontro con il suo maestro, Marpa, il lama e traduttore, che attraverso una serie di ordalie quasi mitologiche fa sì che il suo karma negativo venga lavato via. Poeta, dicevamo, Milarepa, quindi sentiamo qual è il sapore della sua poesia. Io, nella città illusoria dei sei stati d'esistenza, ho vagato, bambino dalla coscienza confusa, sperimentando le manifestazioni illusorie del karma. A volte mi è capitata l'esperienza illusoria della fame, allora ho mangiato il cibo dell'elemosine. A volte ho masticato i sassi dell'ascetismo, a volte mi sono nutrito con il cibo della vacuità. A volte, come ripiego, ho sviluppato la sopportazione. A volte mi è capitata l'esperienza illusoria della sete. Allora ho bevuto l'azzurra e fresca acqua delle sorgenti montane. A volte mi sono servito della mia propria urina. A volte mi sono abbeverato al flusso continuo della compassione. A volte ho bevuto il nettare sacro delle dakini. A volte mi è capitato di avere freddo. Allora ho indossato soltanto questa veste di cotone. A volte ho fatto avvampare il calore beatifico del tummo. A volte, come ripiego, ho sviluppato la sopportazione. Ecco, Mila veniva chiamato Repa, Milarepa, appunto perché era solito portare una semplice abito di cotone mentre vagava a quelle temperature, proprio perché aveva sviluppato uno dei sei yoga di Naropa, e cioè lo yoga del calore interno, che a sua volta gli era stato. I sei yoga di Naropa sono stati portati dall'India, da Marpa, e tradotti, e in seguito questa iniziazione da Marpa è passata a Milarepa. Ecco perché dunque viene chiamato in questo modo. Poi il canto ovviamente continua, è molto lungo, molto poetico, molto toccante, come lo sono anche tutti gli altri 100.000. Che è un numero simbolico, naturalmente, le 100.000 cose. Molto bene, amici. Dunque, i 100.000 canti di Milarepa vi attendono alla Libreria Esoterica Il Sigillo da domani. Mi troverete qui e vi auguro una splendida settimana come sempre. A presto.